Buona domenica! Il Vangelo della 28ª domenica del tempo ordinario ci consegna l'ultima delle tre parabole che Gesù pronuncia nel Vangelo di Matteo nella diatriba contro i capi dei sacerdoti e i farisei dopo aver fatto il suo ingresso a Gerusalemme. Ci troviamo di fronte a un racconto che vuole esprimere il culmine della critica che Gesù rivolge alle figure più autorevoli del popolo di Israele. In questo racconto Gesù arriva all'apice della critica pur mantenendo uno stesso canovaccio narrativo. Come nelle precedenti due parabole, anche in questa ritroviamo il tema di un invito che viene rifiutato e di una conseguenza negativa per chi non l'ha accolto, così come ritorna il tema della violenza perpetrata ai danni dei servi inviati dal Signore. Quest'ultima parabola, a dire il vero, è anche la più dura, sia dal punto di vista del contenuto, che sembra quasi esagerata nelle sue conseguenze, sia dal punto di vista interpretativo. Questo racconto sembra minare l'immagine stessa di un Dio misericordioso a cui Gesù ci ha abituati lungo tutto il Vangelo. Dobbiamo cercare allora di comprendere il tipo di racconto che Gesù narra. Siamo sempre nel genere letterario della parabola che mantiene un linguaggio figurato che va interpretato. Ascoltiamo allora la pagina di Vangelo e cerchiamo poi di darne una lettura il più possibile coerente. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, che ai propri affari. Poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e a tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali, e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono i chiamati, ma pochi eletti». L'ultima parabola che Gesù rivolge ai capi dei sacerdoti e ai farisei del suo tempo parla di un re che organizza la festa di nozze per suo figlio. Lo scopo delle parabole è quello di permettere all'uomo di intuire, attraverso delle immagini di facile comprensione, quella che è la realtà del regno dei cieli, di quel disegno che Dio desidera realizzare per le sue creature. Gesù, narrando le parabole, vuole mostrare ai suoi uditori chi è Dio e suggerire la risposta che l'uomo deve esprimere nella vita per entrare in comunione con Lui. E allora, il Regno dei Cieli, ad esempio, può essere paragonato alla situazione di un re che prepara la festa di nozze di suo figlio e manda i suoi servi a chiamare gli invitati. Fino a qui, una situazione del tutto comune, gioiosa, che lascia presagire un finale festoso per la famiglia del re e per gli invitati. Come spesso accade nelle parabole, però, subentra un elemento che delude le attese e obbliga a riflettere sull'accaduto. Gli invitati declinano l'invito, rifiutano di andare alle nozze. Il re non si dà per vinto e invia altri servi affinché gli invitati partecipino alle nozze. Questa volta la narrazione si fa più ricca e precisa. Il re ha già preparato tutto per il banchetto e la festa, ma gli invitati, anche questa volta, non accettano l'invito perché hanno altro da fare. Ognuno preferisce farsi gli affari propri, potremmo dire.
Alcuni arrivano addirittura a uccidere i servi inviati dal re. Il regno dei cieli, dice Gesù, è proprio come questa situazione. Dio che vuole far festa con l'umanità attraverso le nozze del Figlio, ma coloro che per primi sono stati invitati non hanno risposto a questo invito. Risulta facile comprendere a chi si sta riferendo Gesù. Questa storia serve a descrivere il fatto che il popolo di Israele, in particolare le sue guide, non hanno accolto il progetto di salvezza rivelato da Dio nel corso dei secoli, non ascoltando i servi che Dio mandava loro, i profeti. Qui incontriamo un primo elemento importante sul quale conviene soffermarsi. C'è un invito preciso da parte di Dio. Dio invita al banchetto di nozze di suo figlio. Ancora una volta, la prima lettura di questa domenica ci aiuta a comprendere il significato dell'immagine del banchetto di nozze. Il profeta Isaia dice: «Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli un banchetto di grasse vivande». E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. L'immagine del banchetto rinvia quindi all'opera redentrice di Dio, al compimento della salvezza tanto atteso da tutta l'umanità. La parabola di Gesù riprende quindi questa profezia di Isaia, aggiungendovi un elemento di novità, la presenza del Figlio, che porta a compimento tutti gli annunci profetici. Gesù rivela che è attraverso il Figlio che Dio realizza la salvezza tanto sperata. È nella comunione con il Figlio che l'uomo può gustare la gioia che deriva dalla comunione con Dio. Più ancora, questo banchetto, dice Gesù, è un banchetto di nozze, non di una festa qualsiasi. Le nozze, come sappiamo, segnano la nascita di un legame indissolubile e definitivo. Nel Figlio Gesù Cristo, lo sappiamo, Dio sposa la natura umana, lega a sé l'umanità, aprendole le porte della vita eterna. Questo è il mistero dell'incarnazione e della redenzione operata da Cristo, confermata con la sua gloriosa risurrezione e ascensione al cielo. In Cristo l'umanità è assunta, trasfigurata e risorta a vita nuova. Ecco cos'è il regno dei cieli. Ecco chi è Dio e qual è il suo progetto per l'uomo. Coloro che per primi sono stati invitati al banchetto di nozze, però, non desiderano vivere questa comunione. Perché? Perché hanno altro da fare. Questa parabola ha un peso specifico enorme circa il giudizio di Gesù sui suoi contemporanei. Proprio coloro che per primi erano stati raggiunti dalla rivelazione di Dio, proprio loro non hanno accolto ciò che Dio prometteva. Rifiutando Cristo, non riconoscendo Gesù come il Messia tanto atteso, hanno reso vano il progetto di Dio. Gli invitati della prima ora sembrano non riconoscere più l'autorità del re e sono ormai ripiegati solo sui propri progetti. Si comportano come se l'invito del re fosse un fastidio. A questo punto, visto che la parabola è molto densa di significato, possiamo già formulare una prima pista di riflessione che interroga tutti noi. Di fronte all'invito di Dio di sperimentare la salvezza attraverso la comunione con Cristo, come rispondiamo? Spesso, rispetto alle esigenze del discepolato e della sequela, siamo presi dalle tante occupazioni della vita e mettiamo in secondo piano quella vita di fede che dovrebbe essere fonte per ogni altra azione. Può capitare anche a noi di rifiutare l'invito a stare con Cristo perché pensiamo che in fondo abbiamo di meglio da fare, perché siamo concentrati su ciò che ci appartiene, sul lavoro, sui nostri desideri, tanto che la figura di Dio viene quasi a intromettersi e a disturbarci. Questo accade forse anche perché, come nella parabola, anche noi abbiamo smarrito il senso dell'autorità di Dio e il primato che dovrebbe avere la sua parola sulle nostre parole. Pensiamo a quante volte rimandiamo la comunione con Dio, non partecipando con frequenza e con il cuore alla messa, non vivendo in generale la vita di fede fatta di sacramenti e di preghiera, di fraternità e di carità. La parabola in fondo vuole dirci che se rifiutiamo la relazione con Gesù, non aderiamo al progetto che Dio ha per noi. Pensiamoci. Possiamo ora affrontare il commento del versetto 7.
quello che a prima vista crea più imbarazzo. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Una vera e propria vendetta può sembrare. Proviamo a leggere la parabola non in senso letterale. Il fatto che si dica che il re mandò le sue truppe mi sembra un chiaro riferimento a Isaia, dove Dio è chiamato il Signore degli eserciti. Un ulteriore rimando al profeta, quindi, che Gesù e l'evangelista Matteo vogliono sottolineare. Il riferimento alla strage compiuta può anche sembrare un elemento di giustizia contro gli assassini, ma la distruzione dell'intera città sembra esagerata. La parabola di fatto vuole avvertire che se non si accoglie Cristo, tutto andrà perduto. Tutto sarà perso non a causa di un Dio vendicativo, ma di una scelta che è destinata a lasciare solo un desolante deserto. Forse nella penna di Matteo ritroviamo anche la triste fine di Gerusalemme, distrutta dai Romani nel 70 d.C., fatto riletto evidentemente come una conseguenza del rifiuto di Gesù operato dai capi di Israele. La seconda parte della parabola mostra tutta la determinazione del re. Le nozze del figlio devono svolgersi. Il re manda allora a chiamare tutti. Non ci sono più invitati selezionati, ma l'invito è rivolto a tutti coloro che i servi riusciranno a raggiungere. Elemento questo che rivela la missione della Chiesa. E la sala delle nozze si riempie di persone buone e cattive, precisa il racconto. L'obiettivo del re è raggiunto. Finalmente la festa di nozze può avere inizio. Dopo il primo rifiuto, conclusosi tragicamente, le nozze possono avere luogo. Questa immagine allude chiaramente al fatto che l'invito alle nozze, cioè quella buona notizia che è il Vangelo, viene portato a tutto il genere umano, fatto di persone buone e persone cattive. Qui emerge la vocazione universale del Regno di Dio. In Cristo tutti possono far parte del Regno dei Cieli. Il progetto di Dio è di salvare tutti i popoli, come già Isaia aveva anticipato. La consapevolezza della missione universale della Chiesa è molto chiara in Matteo, che conclude il suo Vangelo proprio così. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Il cuore della missione cristiana è portare la comunione con Dio a tutti. Dio invita tutti alla comunione con Lui in Cristo, ma non tutti aderiscono pienamente a questa chiamata. E questo è il senso dell'immagine dell'uomo che nella parabola non ha l'abito nuziale. La risposta alla chiamata può essere inadeguata, può non corrispondere all'invito. E questo è un dato fondamentale sul quale la parabola ci invita a riflettere. Non basta sentirsi chiamati a far parte del Regno di Dio, bisogna corrispondere in modo adeguato all'invito ricevuto, dimostrando concretamente di aver accolto la vita nuova in Cristo. Non basta ricevere il battesimo, ma il legame con Cristo che il battesimo permette deve diventare un habitus per ogni cristiano. Il rischio, infatti, è di vanificare la chiamata non a causa di un rifiuto formale, ma di un assenso solo formale. Pensiamo a tutti quei cristiani che di fatto sono entrati nella vita in Cristo grazie al battesimo, ma che poi non vivono le esigenze del Vangelo, divenendo cristiani solo a livello nominale. Il desiderio di Dio di entrare in comunione con l'uomo passa dall'accoglienza effettiva della vita in Cristo da parte dell'uomo. Molti, tutti, sono i chiamati. Pochi, chi ci sta veramente, sono gli eletti.